vittoria della Lazio sul Parma, il Napoli pareggia col Torino, muove la classifica, qualcosa di buono comincia a vedersi nella squadra di Lippi. Sentiamo Salvatore Biazzi. Fortunatamente si è detto da un pubblico straordinario, 35.000, 40.000 allo stadio San Paolo, 28 gradi di temperatura. Il Napoli è riuscito a conquistare il primo punto, peraltro contro una squadra confermatasi molto forte. Con le immagini montate da Antonio Clemente, siamo al secondo minuto di gioco. Buso al centro, Galli anticipa Di Canio che protesta perché è stato spinto alle spalle da Mussi. Al quarto minuto, punizione a favore del Torino, Carbone, grande deviazione di Tagliavatura. Sesto minuto di gioco, ancora il Torino, Osio per Carbone sulla destra, va al cross, come vediamo poi c'è un colpo di testa osservato di Silenzi e conclusione di Fortunato fuori di poco. Al ventinovesimo, Pecchia tra i più attivi e veloci per Di Canio, da questi a Gambaro, conclusione di prima, di poco, fuori. Al 32esimo c'è una conclusione di Mussi di sinistro, respinto da Bia, quindi al 33esimo riparte il Napoli in contropiede, palla a Buso, 1-2 dell'attaccante e grande deviazione di Galli. Al 34esimo insiste la squadra di Lippi, completamente trasformata, come vedete, con conclusione di Di Canio parata da Galli. Al 43esimo ancora un cross per Silenzi, arriva dalla sinistra con Sergio, buono lo stacco di testa, imprecisa la mira. La ripresa si riapre con un'azione del Torino, si riapre con Silenzi, cross di Osio per Silenzi, ancora una volta niente di fatto. Al quarto minuto Di Canio ci prova ancora di sinistro e impegna Galli. Al decimo minuto, occasione favorevole per il solito Silenzi, ma c'è una buona parata sulla conclusione di testa di Silenzi del portiere Tagliavatura, stasera in buona forma. Al 14esimo scatta benissimo Di Canio, lo blocca, vedete, Sordo e viene espulso dall'arbitro Luci di Firenze. Per la verità Sordo protesta perché riteneva Iarni in linea. Al 18esimo vedete l'espulsione, c'è la protesta. Al 18esimo Di Canio guardate che gran tiro e che grande parata respinta da parte di Galli. Poi al 19esimo abbiamo un calcio di punizione, Corini e colpo di testa di Ferrara, partita altamente spettacolare come avete visto. Sembra impossibile come una squadra in soli tre giorni in Napoli possa trasformarsi completamente dalla sconfitta meritata con la Cremonese allo strameritato pareggio di stasera contro il Torino. Evidentemente merito dei nuovi inserimenti, dei giovani come Pecchia, merito di un nuovo dispositivo tattico inventato da Lippi, ma soprattutto della grande determinazione con la quale il Napoli ha affrontato il Torino. Squadra molto forte e ben organizzata nonostante le tante assenze. Del resto la classifica parla da solo. Mondonico e Lippi al microfono del collega Maurizio Romano. Mondonico, ha trovato un Napoli superiore alle aspettative o è successo qualcosa che vi ha bloccati? No, un Napoli penso secondo le sue caratteristiche, secondo la sua forza. Abbiamo trovato la forza del Napoli contro il cuore del Toro. Siamo stati bravi a fare pare, perché non so quante altre squadre in questa situazione sarebbero riuscite a far pare. Un pizzico di fortuna, ma soprattutto tanta voglia e tanti ringraziamenti per questi ragazzi per quello che hanno buttato sul campo. Penso che abbiano messo anche quello che non avevano. E forse per questo motivo abbiamo meritato il pari. Lippi, il primo punto del Napoli la soddisfa o qualche recriminazione? No, la recriminazione perché il punto doveva essere due punti, onestamente, perché la squadra avrebbe meritato senz'altro di vincere, ha creato tante occasioni, ha giocato con il cuore, con rabbia agonistica e con grande cuore. E avrebbe meritato sicuramente di vincere, credo che nessuno si debba offendere se dico questo. Lei ha operato una piccola rivoluzione nella formazione? Ha messo dentro molti giovani. Io ho fatto quello che ritenevo opportuno fare, io ho a disposizione un certo numero di giocatori e tra questi cerco le soluzioni migliori settimana per settimana. Ed è andata bene evidentemente, linea Galeazzi.